Gloria della Chiesa, prega per noi.
agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Preghiamo. Maria Santissima Addolorata, donna che ben conosci il patire, aiutaci a comprendere che il dolore non è l'ultima spiaggia dell'uomo, è solo il vestibolo obbligato da cui si passa per deporre i bagagli dei peccati propri o degli altri. Noi non osiamo chiederti né il dono dell'anestesia né l'esenzione dalle tasse dell'amarezza. Ti preghiamo solo che, nel momento della prova, ci preservi dal pianto dei disperati. Santa Maria Addolorata, nella tua irresistibile dolcezza, nonostante le 7 spade confitte nel cuore, ti imploriamo di starci vicino nell'ora della nostra morte corporale. E perché anche tu la morte l'hai sperimentata davvero, non tanto quella tua, quella l'hai vissuta per poco, poiché essa ha fermato le tue membra per pochi attimi appena, prima dell'ultimo leggerissimo slancio verso il cielo. Ma la morte assurda, violenta, del tuo figlio, ti supplichiamo, rinnova per noi, tuoi devotissimi figli, nell'attimo supremo, la tenerezza che usasti per Gesù, quando da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. In quelle ore tenebrose, disturbate solo dai rantoli del condannato, forse danzasti attorno alla croce i tuoi lamenti di madre, implorando il ritorno del sole. Santa Maria Addolorata, donna dell'eclissi totale, ripeti la danza attorno alle croci dei tuoi figli. Se ci sei tu, la luce non tarderà a spuntare e anche il patibolo più tragico fiorirà come un albero in primavera. Santa Maria Addolorata, facci capire che la festa è l'ultima vocazione dell'uomo. Accresci pertanto le nostre riserve di coraggio, raddoppia le nostre provviste di amore, alimenta le lampade della speranza e fa che nelle frequenti carestie di felicità che contrassegnano i nostri giorni non smettiamo di attendere con fede colui che verrà finalmente a mutare il lamento in danza e la veste di sacco in abito di gioia.
Marco, dall'Immacolata Vergine Maria, addolorata ai piedi della croce, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Sorelle e fratelli carissimi, vogliamo questa sera concludere il settenario in onore della Beata Vergine Maria addolorata, di cui domani celebreremo la memoria dei suoi dolori sotto la croce. E vogliamo, attorno alla mensa della parola e dell'Eucaristia, riscoprirci in compagnia di una madre che non ci abbandona nel dolore, ma ci accompagna, lenendo ogni nostra afflizione e soccorrendoci di fronte ad ogni nostra caduta. Attraverso Maria sperimentiamo il volto e l'abbraccio della misericordia di Dio. Per questo vogliamo, nel cuore di Dio sacratissimo, consegnare i nostri limiti, i nostri peccati, e nella fiducia di essere da Lui liberati da questa interiore schiavitù, abbandonarci nel suo progetto di vita. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà di noi, Signore, pietà di noi, Signore, pietà di noi. Cristo, pietà. Assisti e proteggi sempre, Padre buono, questa tua famiglia che ha posto in te ogni speranza, perché liberata dalla corruzione del peccato, resti fedele all'impegno del battesimo e ottenga in premio l'eredità promessa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. In quei giorni Abramo si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui. Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te. Diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti chiamerai più Abramo, ma ti chiamerai Abramo. Perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. E ti renderò molto, molto fecondo. Ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza.
discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta la terra di Canaan, la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te. Sarò il loro Dio. Disse Dio ad Abramo: da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Cercate il Signore e la sua potenza. Ricercate sempre il suo volto. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, e lui, il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Lode a te. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità, io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Dio ha un progetto per Abramo. Chiede ad Abramo di uscire, di abbandonare tutto, di mettersi in cammino, di sperimentare
una nuova alleanza, fecondatrice, possiamo dire, di nuovi orizzonti. E Abramo accoglie la proposta di Dio in cuor suo, magari con un po' di tristezza e di nostalgia insieme, perché deve lasciare tutto, ma l'orizzonte a cui è chiamato diventare padre di una moltitudine di nazioni è un orizzonte accattivante. E mi sembra di vedere in questo sguardo nell'oltre di Abramo lo sguardo di Maria sotto la croce del figlio morente. Il figlio si congeda dalla madre donandola come tesoro prezioso nel cuore del discepolo Giovanni. E Giovanni riconosce la madre di Gesù come sua madre e la ritiene così preziosa da porla nelle sue cose più care. E Gesù, mentre vive questo atto di consegna e di affidamento reciproco della madre al discepolo e del discepolo alla madre, sicuramente vede nella sua madre la capacità, come ha fatto Abramo, di uscire da se stesso, di uscire dai propri orizzonti, di non piangere nostalgicamente il passato e di cominciare a traghettare la propria esistenza verso un futuro di novità, un futuro carico di fecondità e il futuro di quella moltitudine di figli di cui Maria diventerà madre attraverso l'ora della croce. Il momento più prezioso, possiamo dire, che Maria vive è sicuramente quello della croce, un momento sì cruento, drammatico, angosciante, terribile, ma un momento in cui Maria accoglie nel suo cuore, fa spazio nel suo cuore a tutti noi. E noi siamo grati, per questo la nostra devozione mariana è forte in questo periodo quaresimale e soprattutto in questo tempo di restrizioni, di isolamento, di quarantena, di rischio di contagio, di malattia, di persone moribonde a cui assistiamo inermi. È un momento e una pagina storica che tutti vogliamo affidare a Maria. Ma noi, vedete, di fronte ad un Gesù che chiede di osservare la parola, avendo la speranza di poter esultare come Abramo in quel nuovo giorno che si erge all'orizzonte. Che cosa vuole dirci Gesù oggi? Di uscire, sì, dalle nostre vicende che possono atterrarci, prostrarci, abbatterci, e ci chiede di stare in piedi come la sua madre sotto la croce, attraverso la croce, contemplando quell'orizzonte di novità. E vedete, la madre sotto la croce non vive uno strazio tremendo, angosciante, non urla disperata, non emette lacrime di dolore amaro, ma nella sua compostezza, nella sua dignità, comprende che quell'orizzonte verso cui inizia da quel momento in poi il cammino della speranza per lei, per la Chiesa che in lei troverà l'immagine della perfezione, della bellezza, inizia un tempo nuovo. E Gesù ha voluto additare a quanti lo ascoltavano abitualmente questo tempo nuovo, che non può essere contrassegnato semplicemente da norme rituali, da precetti a cui bisogna obbedire ciecamente e da tante altre situazioni che possono asfissiare l'essere vivente. Gesù ci chiede invece di godere di questo giorno nuovo, di sperare in una pagina di storia migliore, semplicemente perché in Lui riconosciamo la rivelazione autentica di Dio e nel suo volto sperimentiamo quella beatitudine
di cui abbiamo bisogno esattamente nei momenti in cui il nostro dolore fa rallentare i nostri passi, riga i nostri volti di lacrime e ci mette nella condizione di chiuderci a riccio per paura di quello che può accadere. Non corriamo il rischio, come quegli uditori della rivelazione di Gesù lì nel Tempio, che ad un certo momento presero delle pietre per scagliarle contro Gesù e lapidarlo per quello che aveva detto, per la rivelazione con cui finalmente aveva permesso all'umanità di incontrare Dio, io sono. Non dobbiamo correre questo rischio di lapidare il Signore che puntualmente ritorna sulle nostre strade e si rivela. E si rivela in quelle situazioni difficili dove magari non vogliamo vedere la luce perché troppo rattristati, troppo segnati dal dolore, dalla sofferenza, dall'abbandono, dalla sfiducia. Non dobbiamo arrenderci. Maria sotto la croce non ha elevato la bandiera bianca della resa, ha cercato invece di guardare oltre quell'incrocio dell'amore di Dio con l'amore dell'uomo, nel dono totale di una vita, per comprendere che la verità di un'esistenza si nasconde esattamente quando, con dolore, con lacrime, ci si svuota e ci si consegna. E noi con Maria vogliamo, soprattutto nella croce di quel progetto di amore che ogni giorno chiede a noi di svuotarci, di rinnegarci, di riuscire a rimetterci in cammino. E mi sembra davvero in quella bellissima icona della Dolorata ai piedi della croce leggere anche questo. Gesù un giorno ha detto: chi mi vuole seguire prenda la sua croce, rinneghi se stesso e venga dietro di me. E mi sembra di vedere accanto a Maria Giovanni rappresentarci tutti nel momento in cui rinnega la sua identità e si fa figlio a nome di tutti i figli della terra e accoglie questo progetto di amore portando Maria dentro la sua vicenda e nella vicenda di ogni figlio della terra, di ogni uomo. Ecco dunque dove Maria ci vuole condurre in questo tempo in cui stiamo sperimentando la nostalgia di una vita liberata nelle relazioni che abbiamo sempre vissuto, nelle uscite, nel camminare per le strade, nell'incrociare gli sguardi di tante persone che abbiamo amato e stimato sempre. Ecco, ancora una volta il Signore ci chiede questa rinunzia totale a ciò che più ci piace per accogliere un progetto superiore e superlativo di amore e sperimentare così nell'oggi una risurrezione, una vita nuova che parte attraverso questa libertà con cui ciascuno di noi esce da se stesso, come ha fatto Abramo, come ha fatto Maria e Giovanni sotto la croce, e si incammina verso una vetta che può apparentemente sembrare irraggiungibile, ma nello stesso tempo diventa la misura alta della vita, quella santità a cui siamo stati chiamati sin dal giorno del nostro battesimo. E sappiamo che Maria porterà nel cuore di Dio la nostra preghiera e aiuterà ciascuno di noi a non inorridirci della croce, ma a guardare in quella croce il progetto bellissimo di un amore che sa farsi dono e che non si limita, come è accaduto per i giudei, a lapidare chi annuncia la verità. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Cercare di commuovere un uomo può risultare per tutti noi un atto umiliante, dall'esito anche incerto.
Pregare Dio è espressione di grandezza e di garanzia di vittoria. Per questo diciamo insieme: mostraci, Signore, il tuo volto. Mostraci, Signore, il tuo volto. Dio riserva per Abramo promesse numerose e impegni precisi, affinché le promesse antiche pienamente realizzate in Cristo Gesù diano un ampio respiro alla nostra fede. Preghiamo. Mostraci, Signore, il tuo volto. Sulla volontà di Dio di stabilire con noi rapporti di intimità non ci sono dubbi, perché non ci arrendiamo ai suoi doni e all'influenza del suo amore. Preghiamo. Mostraci, Signore, il tuo volto. Quelle pietre lanciate contro Gesù nel Tempio fanno paura e nello stesso tempo ci fanno riflettere. Allontani da noi, il Signore, l'estrema impietà di rinnegare spesso il Padre e il suo inviato. Preghiamo. Mostraci, Signore, il tuo volto. Per tutti gli ammalati, per tutti gli anziani, per tutti coloro che in questo tempo di isolamento, di restrizione, sentono privarsi della libertà con cui sono sempre vissuti, perché possano sperimentare in questi giorni difficili la nostra vicinanza nella preghiera e sentire quell'abbraccio di Maria, Madre di Pietà. Preghiamo. Mostraci, Signore, il tuo volto. Le benedizioni promesse ad Abramo raggiungono tutti i fedeli defunti. Vogliamo pregare per tutti loro, per quello che hanno testimoniato in un amore crocifisso e donato, e ricordiamo particolarmente il nostro fratello Nino, perché tutto il bene che ha seminato possa ora fiorire nella gloria di Dio e possa soprattutto sperimentare quella avvolgente beatitudine del volto illuminante di Dio. Preghiamo. Mostraci, Signore, il tuo volto. Cristo Gesù, tu solo ci conosci intimamente, giudicaci con pietà. Tu che solo ci accetti fino in fondo, salvaci. Tu che solo ci ami infinitamente, santificaci. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli dei Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando su questo altare la gioia, la fatica, la speranza del nuovo giorno, possiamo offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda con bontà, o Dio, il sacrificio che ti presentiamo, perché giovi alla nostra conversione e porti la salvezza al mondo intero, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
in alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella passione redentrice del tuo Figlio, tu rinnovi l'universo e doni all'uomo il vero senso della tua gloria. Nella potenza misteriosa della croce, tu giudichi il mondo e fai risplendere il potere regale di Cristo crocifisso. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con la effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce di risurrezione. Salvaci, o Salvatore, salvaci, o Salvatore, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della Pasqua del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra,
rendila perfetta nell'amore in comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico e tutto il popolo da te redento. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare del nostro fratello Nino e di tutti i nostri amati compianti defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, San Michele Arcangelo, i Santi Apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco da Paola, Santa Teresa di Gesù, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi che non in tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nella unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Viviamo anche da casa, anche se a distanza,
questa impossibilità di vivere la comunione sacramentale, celebrando la comunione spirituale con questa preghiera. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione. Vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa.
Preghiamo. Padre misericordioso, il pane eucaristico che ci fa tuo incommensale in questo mondo, ci ottenga la perfetta comunione con te nella vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio, l'Onnipotente, l'Uomo, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
salmo settenario, con tenerezza insieme e con punzione di cuore, contempleremo i dolori acerbissimi della Madre di Dio ed accompagnandola in essi col dolore più intenso dei nostri peccati, la supplicheremo in tal modo. Regina dei martiri, addolorata Maria, per quell'acuto dolore che vi trafisse, allorquando vi fu predetto da Simeone la funesta passione e la ignominiosa morte del vostro dilettissimo figlio, vi supplico ad impetrarmi un perfetto riconoscimento dei miei peccati ed una ferma risoluzione di non peccare mai più. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Generosa fortezza
per sfuggire ai pericoli di peccare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Compiamo le tue pene, o Madre di Dio Maria, giovino l'anima mia, gli atroci tuoi dolori. Regina dei martiri, addolorata Maria, per quell'acerbo dolore che vi ferì allorquando smarriste nel Tempio il vostro amatissimo figlio e lo cercaste sollecita per 3 giorni. Vi supplico ad impetrarmi un aiuto possente per non perdere giammai la grazia di Dio e la finale perseveranza nel suo divin servizio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ad impetrarmi un benigno perdono delle mie malvagità e
ad una pronta corrispondenza alle divine chiamate. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Compiamo le tue pene, o Madre di Dio Maria, giovino all'anima mia, gli accroci in voi dolore. Regina dei martiri, addolorata Maria, per quell'atroce dolore che vi sorprese, allorquando incontraste sulla strada del Calvario il vostro insanguinato figliuolo, vi supplico ad impetrarmi forza bastevole per soffrire pazientemente le avversità e rassegnarmi in tutti gli eventi alle divine disposizioni. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Del vostro innocentissimo figlio, vi supplico
riuscito ad impetrarmi grazia di ricevere nella mia morte i santi sacramenti e di ispirare l'anima mia tra le vostre amorosissime braccia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Compiango le tue pene, o Madre di Dio Maria, giovino l'anima mia, di atroci tuoi dolori. Regina dei martiri, addolorata Maria, per quell'estremo dolore che vi trafisse, allora quando vedeste morto e sepolto il vostro amabilissimo figlio, vi supplico ad impetrarmi un totale distacco da ogni affetto terreno ed una ardentissima brama di venire a lodarvi per sempre in cielo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Thank you.
prostrato ai vostri piedi, umile servo ed indegno vostro devoto. Imprimete, vi prego, nel duro mio cuore le piaghe del vostro direttissimo Figlio e mio Redentore Gesù Cristo. Inchiodatemi fortemente alla sua croce. Fatemi partecipe delle vostre sofferenze. Ah sì, dolentissima mia madre Maria, trapassate il cuor mio con quel coltello di dolore che ha trapassato il vostro. Fate che io beva a quell'amaro calice in cui col vostro Figlio avete bevuto il fiele e l'aceto dell'amarissima sua passione. Addolorata Maria, io vorrei non uno, ma mille cuori, per tutti struggerli in amarissimo pianto. Braverei un dolore pari al vostro per piangere i miei peccati, che furono la cagione del vostro patire. Maledetti peccati che crocifissero al tempo stesso il Figlio di Dio e la Madre di Dio. Io vi detesto, io vi odio col più profondo degli affetti miei, Madre pietosissima, mi getto i vostri piedi e li bacio mille volte e vi chiedo umilmente perdono per aver offeso voi e il vostro direttissimo Figlio. De applicate all'anima mia una sola delle lacrime che versaste dagli occhi e lavate le mie iniquità. Voi che concorreste col vostro dolore ad impetrare al buon ladrone la remissione delle sue colpe e l'eterna salvezza, intercedete anche per me e spandete sopra l'anima mia il manto del vostro potentissimo patrocinio. E soprattutto voi che con tanta costanza assisteste alle agonie del vostro Figlio, assistete, vi prego, anche alla morte mia ed impetratemi dal vostro Figlio e mio Redentore l'ultima finale grazia di morire nel santo amore di Lui, affinché, liberato dalla doppia morte del peccato e dell'inferno, possa poi, tra i godimenti del mio Dio, venire a ringraziarvi e benedirvi in cielo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Eletta di Dio, sempite,
Santa Membra Tangere, Beata Moios Gravit, Prețiu de Bendice, Statera Facta Corporit, Turit pe Credam Caldari, O Cruxa Vespes Unica, O Passionis Tempore, Pisa Dange Grazia, Signore, il crocifisso risorto, andate in pace. Prendiamo.